Bentrovate e bentrovati per questo nuovo appuntamento di Televisioni Future. Mentre altri candidati sindaci discutono nelle segrete stanze di segreterie di partito gli accordi tra correnti all'interno dello stesso partito, o peggio ancora tra accordi spuri e vari, noi continuiamo a parlare con voi di programmi, di città, di che cosa Fabio Roccuzzo, se eletto sindaco, vorrà, dovrà fare per la nostra città. E oggi vorrei affrontare con voi un tema specifico che è uno dei temi principali della mia, della nostra campagna elettorale, del mio, del nostro e del vostro programma, il tema dei giochi. Dei giovani spesso si parla così, giusto per accontentarli, giusto per dire che non ci si può dimenticare di una larga fetta della nostra società e della nostra comunità. Io penso, noi pensiamo che i giovani invece debbano rappresentare il perno attorno al quale costruire un progetto politico. Io sono onorato di avere all'interno delle due liste che insieme a me si presenteranno nella competizione elettorale Bene in Comune e Cambiamo la Città, tantissimi giovani che rappresentano a vario titolo pezzi di impegno sociale, civile, culturale, musicale della nostra città. Oggi qui con me ci sarà Guido Savatteri, che rappresenta a pieno titolo uno degli elementi più significativi dell'impegno sociale e culturale in questa città, legato alla musica e legato in qualche modo ad una dinamica che lo vede partecipe, attore dell'impegno culturale in questa città. Noi pensiamo che discutere di giovani significhi innanzitutto ascoltare i giovani, non si può pensare di rappresentare proposte sui giovani senza averli ascoltati, ed è per questo che noi prevederemo concretamente il ripristino della consulta giovanile, ma non di un elemento elefantiaco all'interno del quale entrano a far parte centinaia di persone che non viene mai convocato e che rimane semplicemente scritto sulla carta. No. Al contrario, noi faremo dalla consulta giovanile lo strumento di confronto permanente dell'assessorato alla cultura e alle politiche giovanili, perché noi pensiamo che le risposte migliori le puoi dare se i giovani li ascolti, se ai giovani chiedi consiglio e soprattutto se dei giovani ti fidi. Io dei giovani mi fido ed è questa la ragione per cui li ho coinvolti in lista con me, ma da sindaco li vorrò ascoltare. Vorrò chiedere loro che cos'è più giusto fare, cosa di più risponde alle loro esigenze e alle loro aspettative. Ma se parliamo di giovani non possiamo non interrogarci sul concetto di spazi da mettere a disposizione dei giovani. Noi abbiamo un enorme tessuto di associazioni culturali, anche di tanti gruppi musicali, che però non hanno un luogo dove incontrarsi, un luogo dove suonare, un luogo dove socializzare. Ecco, allora il primo impegno che io assumerò sarà quello di discutere con loro degli spazi da affidare loro, spazi in autogestione all'interno dei quali loro possano cantare, suonare, praticare la cultura, vivere la socialità diffusa e vivere il loro modo di essere giovani, senza condizionamento alcuno, ma nel rispetto delle regole di gestione dei beni che noi affideremo. E faccio un esempio concreto rispetto a beni che oggi sono di grande, straordinario interesse pubblico, ma che vengono fruiti dal mio, dal nostro punto di vista in modo sbagliato. La villa comunale. Noi pensiamo che sia una delle più grandi risorse che questa città ha. Un polmone verde meraviglioso nel cuore della città, all'interno del quale oggi vi è ubicato un museo regionale della ceramica che presto sarà trasferito a Sant'Agostino. Ebbene, abbiamo già proposto che riallocheremo la biblioteca comunale all'interno dei locali che oggi ospitano il museo regionale della ceramica. Perché? Perché sono locali più grandi, più idonei, più facili da fruire e perché in una logica europea consentono che la lettura, in qualche modo il connubio tra la lettura e la cultura,
entri dentro una dinamica che contempla al proprio interno l'ambiente, il verde pubblico, e quindi trasformare la villa comunale in un luogo fruito da mamme, bambini, studenti che possono prendere un libro e anziché leggerlo o consultarlo in un luogo angusto, leggerlo e consultarlo immersi nel verde, in un luogo silenzioso e in un luogo nel quale si può socializzare con la natura e con l'ambiente. Ma questo non basta. Il giardino pubblico di Caltagirone, la villa comunale, deve diventare anche il luogo nel quale realizzare a costo zero per il comune di Caltagirone grandi eventi culturali, grandi manifestazioni. Pensate a quello che ha fatto Zafferana Etnea dentro un anfiteatro che ospita poco meno di 3.000 persone. A costo zero rende possibile che ormai da molti anni vi si realizzi una stagione musicale di altissimo profilo che richiama turisti provenienti da tutte le varie zone della Sicilia e siciliani in generale, col risultato che Zafferana Etnea è diventata un punto di riferimento dell'offerta culturale e musicale della Sicilia. Io voglio fare di Caltagirone la stessa identica cosa. Grazie ai consigli che mi ha offerto il mio amico sindaco di Zafferana Etnea e dei miei amici amministratori di Zafferana Etnea, farò in modo che la villa comunale diventi un contenitore nel quale durante l'estate vi si realizzano 5-6 appuntamenti di grande respiro internazionale a costo zero per il comune di Caltagirone, che richiamano migliaia di fruitori di musica e cultura e che dunque renderà possibile anche un rilancio e un sostegno dello sviluppo economico della nostra città, perché avere 4-5.000 persone che vengono ad ascoltare Fiorella Mannoia, un altro grande artista, è un'occasione straordinaria per rimettere in moto la macchina dell'economia della nostra città. Vi chiederete se si può fare? Sì, se c'è riuscita Zafferana Etnea, che fa 10.000 abitanti a costo zero, perché non può riuscirci Caltagirone? Ci sono strumenti semplici che, se utilizzati al meglio, consentono però di offrire ai giovani della nostra città un'occasione in più per rimanere qui, per fruire delle bellezze della propria città e al tempo stesso per vivere di musica, cultura e di permearsi in qualche modo di una idea di qualità della vita che risponde a un profilo di eccellenza come noi vogliamo che sia. Ma intendiamo fare delle altre cose concrete. Intendiamo utilizzare gli strumenti che l'Unione Europea ci dà a disposizione dei giovani e sono fondamentalmente due. Uno è l'Erasmus ed uno è l'Europa creativa. Qualcuno anche da queste telecamere ha detto che è faciloneria parlare di progetti europei. I progetti europei sono il mio lavoro, sono quello che faccio e vi garantisco che esistono livelli di progettazione europea che finanziano direttamente attività ai comuni. Quando parlo di Europa creativa o di Erasmus, io non parlo di progetti europei che sono filtrati per il tramite della regione siciliana con i FEST o con i POR. Io parlo di progetti che vengono direttamente presentati alla Commissione europea e che la Commissione europea finanzia direttamente ai comuni che li hanno richiesti dentro un partenariato transnazionale. Europa creativa è uno strumento che dentro un partenariato transnazionale che possiamo realizzare da subito insieme a municipalità del resto d'Europa ci può consentire un finanziamento per realizzare un festival a Caltagirone e negli altri paesi europei partner del progetto che esalti le migliori intelligenze musicali della nostra città. E sarebbe uno strumento per offrire concretamente un supporto a tutti quei giovani che, come Guido, fanno della musica una delle proprie ragioni di vita, fanno della musica e dell'arte musicale uno degli strumenti che connota il loro agire quotidiano. Sono impegni concreti che noi, che io sto qui assumendo per il tramite di queste telecamere, senza in alcun modo aggravare le disastrose casse del comune di Caltagirone, perché sono attività che possono essere realizzate a costo zero e che una volta realizzate però mi consentiranno di dare una risposta concreta ai tanti giovani della nostra città e ci consentiranno finalmente di rilanciare la valenza culturale di Caltagirone. Ora io penso che avere a disposizione così tanti giovani che insieme a me hanno
deciso di vivere questa splendida, meravigliosa avventura per arrivare al governo della nostra città sia qualcosa che mi connota in positivo, mi onora, ma mi dà anche una grande responsabilità, la responsabilità di non deluderli. Io questa responsabilità me la prendo fino in fondo, ma questa responsabilità se la sono presa anche gli stessi giovani che hanno deciso di candidarsi con me, e se l'è presa anche Guido, al quale do la parola e che ringrazio pubblicamente per aver accolto il mio invito a candidarsi a sostegno del progetto civico Caltagirone Bene in Comune e a sostegno della mia candidatura. Sei veramente tanto 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 gentile, Fabio. Intanto, amici telespettatori e telespettatrici di TVR Xenon, salve, io sono Guido Savatteri, laureando in lettere moderne, ma anche un giovane particolarmente attivo in città. Vivo da quasi 25 anni praticamente a Caltagirone, nonostante comunque frequenti l'università di Catania, però il legame e l'amore nei confronti di questo paese è veramente tanto. Tanto da farmi venire la voglia di spendermi e mettermi in campo a sostegno del progetto di Fabio Roccuzzo di Caltagirone Bene in Comune di Cambiamo, per poter dare un contributo e per poter rappresentare una fetta di ragazzi, di giovani, che può andare dai 12-13 anni fino ai 20-25, ma direi anche qualcosina in più. Insomma, stare qua in paese, a Caltagirone, mi ha fatto capire anche che c'è veramente tanto bisogno di forze, di risorse umane per rendere vivibile questo paese. Questo paese che potrebbe essere veramente il centro anche per i paesini limitrofi, e soprattutto che potrebbe offrire tanto 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 supporto culturale, come abbiamo detto sempre, per quel discorso di vivibilità migliore e maggiore. Allora, per quanto riguarda appunto la mia candidatura e la mia volontà di schierarmi accanto a Fabio Roccuzzo, posso dire chiaramente che conosco queste dinamiche, posso dire con la massima umiltà e con la massima certezza che sono pronto a mettermi a disposizione di questo territorio e di questa città, anche appunto per le esperienze musicali, ma non solo, perché comunque ritengo di avere degli strumenti critici che mi possono permettere di capire quelle che sono le esigenze di quella fetta che sono in grado di rappresentare. Fabio lo sa benissimo, anche perché insomma quando ci siamo conosciuti, ricordo quel 31 luglio 2015 nella splendida location di Villa Patti, c'è stata una prima manifestazione di quella che può essere una città futura. Una città futura con Fabio Roccuzzo sindaco. Cos'altro dire? Intanto bellissima questa esperienza elettorale e politica, possiamo dire che per me è la prima volta che appunto mi ritrovo in campo, mi ritrovo schierato, ma sempre appunto con delle orecchie pronte ad ascoltare le esigenze da parte di tutti i cittadini. Non abbiamo paraocchi, non abbiamo paraorecchie, se proprio lo possiamo dire, siamo pronti ad avere un unico obiettivo, quello di rendere Caltagirone una città vivibile, di farla tornare a splendere, sia per i ragazzi, per i giovani, ma anche per i meno giovani, che rappresentano comunque una risorsa fondamentale per questo paese. Quindi uno dei tanti obiettivi di cui abbiamo discusso con Fabio è quello di mettere appunto in collegamento tutti tutte le risorse che hanno qualcosa da dire per questa città, ovvero con Fabio parlando, appunto discutendo sui punti che possono riguardare il mondo giovanile, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che i ragazzi, questa fetta di ragazzi, è totalmente distante da quella istituzionale. Allora cosa bisogna fare se non è Maometto che va alla montagna, è la montagna che va da Maometto? E quindi cercare di creare una sorta di collegamento tra l'istituzione e quella fetta di popolazione che ha un'arte, che vuole esprimere qualcosa. Quando parliamo di arte parliamo di cultura, quindi di ogni forma, che sia musica, che sia letteratura, che sia spettacolo, che sia teatro. Appunto l'obiettivo con Fabio è quello di dare la possibilità a chi vuole esprimere, a coloro i quali vogliono esprimere quest'arte, di poterla praticare anche negli spazi che il comune metterà a disposizione, gli spazi che appunto sono in disuso e sono stati
sono dismessi, metterli a disposizione di chi ha voglia di dare, di fornire un contributo importante per questa città, per la nostra città. Quello che dici tu risponde esattamente al profilo che ci siamo dati ed è anche la ragione per cui abbiamo proposto che Villa Patti diventi un luogo polifunzionale dove cultura, ambiente, infanzia stanno insieme. Noi abbiamo troppe cose belle nella nostra città che sono spesso abbandonate, addirittura vandalizzate, ma anche quando non lo sono vivono in una condizione di staticità, cioè non sono usate al meglio. Io nei 5 anni di governo di questa città, se eletto sindaco, non costruirò nessuna nuova struttura. A, perché non ci sono soldi, B, perché abbiamo bisogno di riqualificare tutto quello che abbiamo, di ridare vita a quello che abbiamo. La villa comunale, Villa Patti, sono due luoghi straordinari che possono interagire col concetto di giovani del quale hai parlato. E sul Museo Hoffman? Sul Museo Hoffman noi possiamo ridefinire un rilancio che consenta ai giovani artisti d'arte contemporanea della nostra città di avere nel Museo Hoffman, nella ex Fornace Hoffman, un luogo di promozione culturale. Anche su questo terreno lo strumento Europa Creativa finalizza alcuni dei propri investimenti indirizzandoli alla realizzazione di brochure, di video artistici che poi l'Unione Europea mette in rete tra i vari Stati membri. Quindi noi dobbiamo al meglio utilizzare gli strumenti che l'Unione Europea ci dà, i soldi che il Comune di Caltagirone otterrebbe direttamente dall'Unione Europea e non per il tramite della Regione, da destinare a finanziamento di attività culturali dei giovani di Caltagirone. Quindi realizzare festival musicali, festival teatrali, laboratori multimediali, laboratori artistici e nel fare questo utilizzare le strutture che già abbiamo, Villa Patti, la Fornace Hoffman, la Villa Comunale, mettendole in rete e trasformandole nella location dove tutto questo viene reso possibile. Okay. Io penso che questo si può fare e si deve fare ed è l'impegno che io, noi tutti insieme assumiamo nei confronti della città. A Guido ho chiesto di farmi da consulente a titolo gratuito per le politiche giovanili, perché in quella logica di ascolto, quando parlo di consulta non parlo di un luogo statico, ma parlo di un luogo aperto dove Guido sarà il veicolo attraverso il quale il sindaco Roccuzzo e l'amministrazione comunale ascolteranno i giovani della città e poi il sindaco Roccuzzo insieme a Guido e a tutto il resto della squadra si adopereranno per realizzare quelle attività. Quindi Guido sarà un'antenna tra i giovani, rappresenterà il sindaco Roccuzzo nel mondo delle associazioni giovanili e sarà lo strumento attraverso il quale avvicinare l'istituzione ai giovani. Spesso giovani e istituzioni, Guido, sono state molto distanti l'una dall'altra. Sì. Il nostro sogno, il nostro obiettivo deve essere avvicinarli, ridurle a sintesi, farle parlare l'un con l'altra, perché il nostro obiettivo è tenere qui le intelligenze di cui disponiamo, valorizzarle al meglio e potenziarle con gli strumenti di cui ho parlato e con altre attività che nel frattempo dai giovani e con i giovani avvieremo. Io vi ringrazio per questo ulteriore appuntamento, per averci ascoltati, un appuntamento dedicato esclusivamente ai giovani. Ringrazio Guido per la disponibilità che mi ha dato e per la voglia e la passione con cui sta contribuendo alla realizzazione del progetto civico di Caltagirone Bene in Comune. Vi do appuntamento per il prossimo avvenimento di Televisioni Future che si terrà settimana prossima. Vi ricordo che potete interloquire con noi, con la nostra pagina Facebook Caltagirone Bene in Comune, con la nostra mail caltagironebeneincomune@gmail.com o scrivendo sms al 333-98-74131. Vogliamo una città giovane, vogliamo amministrare da giovani, vogliamo partire dai giovani. Noi ci sentiamo giovani. Alla prossima.